Lightning Bolt, la carta più forte di Magic in questa versione 3D bellissima, fatta da carte in 3D, ve lo ricordo. Spero di ricordarmi di lasciarvi anche il link in descrizione su Instagram di questo ragazzo che fa queste opere d'arte. Lightning Bolt per un nuovo mazzo Pauper, quindi il formato che in tanti richiedete, che in tanti appassiona, che tutti siamo contenti di giocare, perché, lo ripetiamo, si gioca solo con le carte comuni di Magic. È un formato in teoria non ufficiale, ma un po' ufficiale, perché nasce come un ufficiale, poi Wizard of the Coast lo mette all'interno del client di Magic Online, quindi oggi giocheremo chiaramente su Magic Online. Inutile dirvi che, come premessa, oggi è lunedì, quindi questa sera, signore e signori, ci sarà la live. Tra l'altro ci sarà un doppio giveaway. Uno è questo Griselbrand che l'altro lunedì io ho, come potete vedere, assegnato a Saverio Fratini, ma in verità Saverio Fratini aveva già vinto un'altra cosa, quindi oltre a questo metterò anche un'altra carta. Adesso magari la scegliamo durante il video, perché no, mentre vi presento chiaramente l'ospite che non poteva non essere con me in questo formato che io personalmente conosco davvero molto poco, in cui lui invece è un grandissimo maestro Jedi. Mirko Ciavatta, aka Eisen, è tornato sul canale, eccolo qua ragazzi. Ciao Mirko. Buon salve a tutti. Come stai? Intanto, grazie di avermi reinvitato di nuovo per la seconda volta. Eh già. E tra l'altro, io penso che l'evento, più che il tuo secondo invito, che per carità è un evento sul canale, è il fatto che non giochi il tuo pet deck, giusto? Ti ho costretto in questa. Dobbiamo far vedere anche qualcos'altro del formato, quindi giusto giocare qualcosa di diverso. Nelle mie corde c'è anche Catine, ma hai già invitato Ciccio Gire a giocare Catine, quindi ti ho portato un mazzo completamente diverso dagli altri. Ma completamente diverso, e tra l'altro che mi piace tantissimo, perché oltre a giocare Bolt, che è una delle mie carte preferite di sempre, gioca Squadron Hawk, che è fighissima, gioca Traben Inspector, che è una carta che mi piace molto, e gioca una carta che in Modern è bannata e la possiamo giocare qui, quindi Faithless Looting. Non ho capito bene come faremo vantaggio carte nel mettere le cose al cimitero, ma è il momento del deck tech, signore e signori. Eisen sale in cattedra, quindi ci spiega questo Boros Bully. Però perdonami, prima devi spiegare perché si chiama Boros Bully, perché me l'hai spiegato in messaggio, mi ha troppo affascinato, e quindi portiamo questa spiegazione qui nel video. Dunque, è un po' imbarazzante come cosa, nel senso che il creatore del mazzo, che è Deluxicoif, lui si diverte a creare ogni tanto build un po' sperimentali, un po' diverse, un po' più che altro antimeta. Quando ha costruito questo mazzo intendeva rompere il meta di Fatine, quindi voleva avere un rate incredibile contro questo mazzo. Di fatto c'è riuscito, perché Fatine non regge una quantità di token volanti elevata, non regge determinate giocate, anche tanto squadra no, che fanno sempre vantaggio board, vantaggio carte. Si è ritrovato ad avere però una win rate incredibile contro un sacco di mazzi, tantissimi, tutti gli aggro, batteva tutti i midrange, è diventato un mazzo molto forte nelle sue mani, e lo stile di gioco è molto sul faccio board, ti picchio e nel frattempo mi difendo dietro la tematica non prendendomi il colpo. Quindi gli ha dato questo nome da bullo ed è rimasto negli anni. Capite ragazzi? Quindi l'ha chiamato Bully perché bullizzava la gente, e il nome fondamentalmente è rimasto. Ed è molto interessante questa storia. Ok, allora andiamo col deck tech. Chiaramente, come ha detto già Eisen, questo è un mazzo che intende fare vantaggio carte grazie a Squadron Hawk, grazie a Battle Screech, quindi facendo un sacco di pedine volanti. Poi le pedine volanti è un attimo che ti ammazzano, perché c'è Rally the Peasant, che tra l'altro era una carta che il Limited faceva sognare ad occhi aperti, e si è giocata anche in costruito in qualche build strana, modern e così via. Comunque, giochiamo 20 terre, di cui Ash Barrens, che è un basic land cycle, serve sempre per accorciare il conto di terre nel mazzo, giusto Eisen? Esatto, sì, serve anche a prenderci la terra che ci serve, ovviamente. Vabbè, giochiamo due colori, quindi si spera che non andremo in color screw.
una Forgotten Cave sola, non potevamo essere più, come si dice, più greedy? E in realtà dipende, di base il mazzo è un aggro, quindi non può permettersi troppe terre tappate. Nel conteggio delle terre tappate, una in più ci stava, quindi al posto di giocare la quarta Winescard, che vero ci fixa, ma a livello di fixer secondo me sia abbastanza bene in realtà, perlomeno abbiamo la possibilità di andare a ciclare una terra, tanto giocando 4 Bounceland, anche se la vediamo subito, la giochiamo e la ribaltiamo qualche giorno dopo. Certo, per ciclarla. Chiaro, chiaro. Poi 4 Traben Inspector a un mana bianco 1-2, entra, fa un tesoro. Scusate, scusate, un clou. Non è un tesoro. Come si dice in italiano? Oddio, mi sono scordato. Un indizio, proprio lui. Quindi, un indizio che cos'è? Un artefatto a 2 che lo sacrifichi e peschi una carta. Fondamentalmente, questa è un mana 1-2 che a 2 mana pescherà. Quindi, una sorta di vantaggio carte. Poi abbiamo un set di removal importante: 4 Bolt e 2 Flame Slash. Quindi, proprio parecchie removal. Anche se non giochiamo Chain Lightning, che è comune. Non giochiamo Chain Lightning, in realtà la quinta e la sesta removal da 1, rosse, variano un sacco in base a come si vuole settare il mazzo. Flame Slash è forte perché in Pauper toglie praticamente tutto tranne Gog, è fortissima contro soprattutto Affinity, che uccide tutti 4-4. Affinity è un mazzo base di 4-4. Ah certo, quindi Flame Slash è forte per quella. Esatto, Chain Lightning non toglie alcune cose. Comunque avevi ragione Aizen, ti sento un po' laggante. Quindi vabbè, spero che finisca presto il lag. Dicevamo, spiegami invece 4 Fateless Looting. Allora, Fateless Looting ci permette un po' di fare card selection, ovviamente, perché per chi non la conoscesse è una carta che ha uno, prima pesca 2 e poi scarta 2, non il contrario. Di solito gli effetti rossi prima scartano e poi pescano, invece questa carta prima pesca e poi scarta, quindi fondamentalmente è vero, fa svantaggio carte perché a 1 non pesca niente, pesca 0, però ci permette di vedere 2 carte dalla cima e scartare quelle che non ci servono, quindi fa card selection, e poi ha il flashback a 3, quindi lo rifà. Cosa serve questa carta? Cioè, ci sono dei modi in cui possiamo abusarne? Sì, dunque, Fateless Looting in questo mazzo è ciò che ci serve a fare, come dicevi, appunto, card selection. Abbiamo un sacco di modi, abbiamo un sacco di pezzi da poter scartare e flashbackare. Quindi, Rally the Peasant su tutti, sì. E le Prismatic Strand. Le Prismatic Strand? Quella subito sopra. Ah, ok, scusami. Esatto. Ah, anche questa flashback. Ok. Anche Battle bianca. Stretch, mi scordavo anche questa. Anche Battle Stretch, esatto. Ah, ok. Quindi abbiamo un totale di 10 carte che noi possiamo mettere al cimitero. Mm-hmm. Potremmo ritirare in un secondo momento. E poi, soprattutto, siccome il mazzo non necessita di troppo mana, a un certo punto semplicemente andremo a scartare terre per pescare minacce. Ah, ho capito, giustamente, perfetto. Poi andiamo avanti, la nostra suite di removal, perché io giustamente ti ho detto, ma come mai non giochi Chain Lightning, che magari è un po' più forte, mi hai detto Flame Slash, ma la verità è che il bianco ha un sacco di altre removal, perché Journey to Nowhere è una removal che dice mai più, quindi rimuove anche il Gurmag Angler, rimuove qualunque cosa. Simile a Journey to Nowhere, Oblivion Ring, che addirittura rimuove tutto, quindi con queste sono le nostre interazioni con l'avversario, giusto? Esatto. Di base questi vanno a rimuovere tutti i pezzi che non possiamo rimuovere in altri modi. Oblivion Ring rimuove anche carte non creatura. Tipo il tuo fantastico Bonder. Risolve Bonder. Oddio, stiamo parlando di un mazzo che se si trova un Bonder davanti e non può chiudere in pochi turni, probabilmente abbiamo perso. Quindi questa cosa non deve succedere. Alcune liste al posto di Flame Slash infatti giocano a Braid, che è comune e che spacca anche artefatto. Il problema è che in tante situazioni appunto vuoi usare un mana non solo. Basta, anche perché poi non rimuoviamo altre cose. Migliori pochissimo un matchup negativo per peggiorare tanto un matchup invece che dovrebbe essere positivo. Effettivamente, insomma, tu mi hai portato ormai mesi fa quella versione di Fogtron meravigliosa con cui abbiamo fatto 5-0, uno dei pochi 5-0 del canale, quindi me lo ricordo molto bene, grande Aizen. Bravo, bravo.
e lì c'è nebbia, e nebbia noi ci ammazza tutte le volte. Esatto, infatti la pecca enorme di questo mazzo è patisce un sacco trono. Per il resto sta molto bene nel meta. Non dobbiamo beccare, dobbiamo fare un po' di slalom per trono. Sicuramente il C1 è un disastro, post side ce la possiamo giocare un pochettino di più. Va bene, poi ci dirai perché. Ah, le vedo, ci sono 4 cleansing wildfire. Comunque, continuiamo il mazzo. Allora, 4 Seeker of the Way insieme agli Squadron Hawk sono i nostri drop a 2 che aggrediscono. Per chi non conoscesse Seeker of the Way, è una carta che ha prodezza, quindi già è forte, ma in più quando castata una non creature prende anche lifelink fino alla fine del turno, quindi è una minaccia sicuramente molto seria, anche se non vola. E poi c'è questa carta Parapet, che amico mio, io ho provato a leggerla prima quando tu non c'eri, ho detto vabbè, fammi studiare che sennò Aizen mi dà le bacchettate, non l'ho capita. Cioè, che fa sta carta? Allora, questa carta di base serve in a volte come combat trick, quindi semplicemente intanto spiegami che fa. Cioè, è un incantesimo che dice, è un incantesimo che dà più 0 più 1 a tutte le nostre bestie. Ok, quindi è un inno brutto, perché non dà più 1 più, giustamente. Esatto. Ok. Con però la possibilità di castarlo a instant. Ok, e se lo casti instant, alla fine del turno lo dobbiamo sacrificare. Ah, ok, quindi o è un combat trick o un incantesimo, però è una specie di modale, esatto, se vogliamo. Ok, molto carino, molto carino. Poi andiamo a un'altra carta che non conosco, questa è per i drop a 3, Rally the Peasant ne abbiamo parlato, più 2 più 0 a tutte le creature, ragazzi, più 2 più 0 quando c'hai 3-4 creature è proprio tanto, sono tanti danni, flashback con il rosso, quindi perfetta nel mazzo, veramente fantastica. Prismatic Strands, che fa? Prismatic Strand è la nostra pseudonebbia, ci previene tutti i danni da un colore. In realtà è più forte di una nebbia, perché contro tutti i monocolore noi possiamo bloccare, prevenire i danni, e le nostre bestie non muoiono mentre le nostre faranno danni. Ah, ok, perché previene tutto il danno che le source di un colore fanno fino alla fine del turno, però non dà protezione, quindi fondamentalmente nei matchup controllosi questa è proprio una carta in meno. Sì, vabbè, assolutamente, ma contro tutti i midrange e tutti gli aggro ci permette di mantenere Monarca nella maggior parte delle situazioni, di non morire a caso in alcuni turni e soprattutto di andare all-in, forti del fatto che tanto noi possiamo proteggerci mentre loro no. A proposito di Monarca, a 4 giochiamo Battle Screech, perché non la conoscesse, è una carta strafamosa di Magic, dovete studiare Magic, ristampata in Modern Horizon, a 4 fa 2-1-1, qual è la forza? Tappi 3 untapped white creature e lo rifai, quindi solitamente tu fai 2-1-1, quindi hai già praticamente il flashback a tavola, ti manca una sola creatura, lo fai subito, quindi a 4 spesso fai 4-1-1 volanti che sono devastanti. Dicevo, a proposito di Monarca, noi giochiamo questa carta Palace Sentinels. Palace Sentinel è il praticamente primo, insieme a quello nero, di monarchi stampati diventati comuni in Pauper. Hanno un po' rivoluzionato il meta e questo è uno dei mazzi che ne abusa un po' di più. A proposito di Monarca, perdonami, dobbiamo giustamente dire qualcosa, che abbiamo qui un esperto di Pauper, abbiamo anche un'inquadratura perfetta, in mezzo al deck tech, io poi vi vado a portare, anzi guarda, ti devi spostare alla tua sinistra un pochettino per essere più centrato, ok, perfetto. Hanno bannato Fall from Favor in Pauper. Sì, hanno bannato Fall from Favor e Non per fare il gufo, ma quando la carta è stata stampata mi avevano chiesto di scrivere un articolo per Pauper Wave, che in cui semplicemente parlavamo delle varie carte, gli davamo un punteggio. Io lì avevo scritto: questa carta rischia il ban. Dopo qualche mese la carta è stata bannata. Ma neanche qualche mese, veramente un mese pochissimo. E il problema fondamentale è che Fall from Favor costa troppo poco. Per quello e cioè, costa 3 ed è l'unico monarca che costa 3, mentre tutti gli altri vanno dai 4 in su. Ah, pensa. E in più rimuove un pezzo. Proprio. Cioè ti tolgo un bloccante. Quindi per te monarca ban giusto, sacrosanto. E più che altro
dovevano ridimensionare probabilmente anche Trono insieme, perché cioè, hai tolto una delle meccaniche forti, molto 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 forti. L'unica differenza enorme è che Trono non si gioca troppo a livello di numeri, perché è un mazzo lento online, è un mazzo molto molto lento. Infatti io stavo per perdere per tempo, ti ricordo, se non era per me che andavo velocissimo. Giocava tantissimo, ma era una percentuale di meta troppo elevata, c'erano solo mirror. Se volevi giocare il mazzo forte, giocavi fatine, ma facevi su 7 turni probabilmente 5 mirror. E questo non fa bene, non fa bene. No, non fa bene, assolutamente. Ok, torniamo al deck, quindi ban giusto, e se lo dice Aizen, ragazzi, vi potete fidare. Questa è la nostra side. Allora, sulla side io mi esprimo veramente poco, perché, ragazzi, conoscendo poco il formato e il meta, 4 Pyroblast, come mai? 5 Pyroblast. 5, scusa. Praticamente. 5 Pyroblast, tutti mazzi a base blu, sostanzialmente, e contro Trono, Flebile Speranza contro Trono. Questa ha poco da dire. Giochiamo la quinta copia semplicemente perché in quei matchup vogliamo avere più ridondanza, vogliamo riuscire in più spot ad avere doppia Pyroblast open per cercare di non morire un po' a caso. Ok, questo è un po'... circolo di protezione dal rosso, amico mio, io non vedo da questa carta da quando avevo 16 anni, perché io questa chiaramente la giocavo quando ho comprato il mio primo mazzo di Magic, perché i circoli di protezione erano strafamosi, li giocavano tutti, e noi adesso la giochiamo in questo fantastico mazzo Pauper. La carta dice un enchantment a 1, la prossima volta che una source rossa, quindi una fonte rossa, vi fa danno, lo previeni totalmente. Immagino che sia nel mirror. No, ah no, non giochiamo fonti rosse. No, 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 no. Serve principalmente contro Barn, Red The Queens. Red The Queens in realtà è un matchup tendenzialmente positivo. Barn, vuoi sempre avere almeno una carta in più, perché uno di quei mazzi che comunque, se incastra le cose, vince senza un motivo, e noi vinciamo senza motivo invece appoggiandogli il circolo a cui non ha risposte. Giusto. E un po' anche contro Affinity, così che non possa chiudere di Atom, Fling. Ok, corretto. Allora, Parapet, altre due copie qui, cosa ci serve? Vai, dici. Parapet sostanzialmente ci serve per tutte quelle partite in cui dobbiamo mantenere le nostre creature in campo, o dall'altra parte abbiamo volanti più grossi. Quindi tutte le partite in cui gli altri giocano carte come Electricity o Suffocated Fumes, che sono carte che danno o -1/-1 o fanno un danno a tutte le nostre, certo, creature, e a noi ci ammazzano totalmente, ha delle carte morte nel mazzo. In più, contro la maggior parte dei volanti grossi in Pauper sono degli 1-2, cioè scusa, dei 2-2, dei 2-3. Parapet ci permette di far morire un pezzo cioè per ogni scambio. Certo, perché blocchiamo con due creature noi, ok. Esatto, tanto noi poi andiamo sopra di Rally. Quindi. Allora, immagino che Cleansing Wildfire sia qui per Tron. Trono e quei midrange a base Bounceland, principalmente Pestilence, che è un bianco-nero che ha abbastanza fastidio perché ha le vratte, ha Peste che è una vratta. Questo lo rallenta di un turno, lui fa Bounceland, noi lo portiamo, certo, dietro in una terra, pestiamo. E poi Shenanigans, che non mi ricordo mai come si pronuncia questa parola, bellissima. Shenanigans. Shenanigans, vabbè, ok, l'abbiamo detto in tutti i modi, che è una carta che comunque si gioca anche in Modern, stampata in Modern Horizon per la prima volta, Draga 1, quindi è una delle poche carte che in Dredge di Modern resiste a gabbia, quindi vi fanno gabbia, voi riuscite a millarvi comunque perché avete i draganti, poi tirate fuori uno Shenanigans e gli uccidete gabbia e fate tornare il vostro team. Cosa serve in Power questa carta? Bonder Ornament. Distrugge Bonder Ornament senza dover mettere troppe cose. Questa spacca Bonder Ornament e se lo rifanno lo ristappa. Lo rifanno, lo rispacca. Allora, la terza Prismatic Strength. Immagino che funga il discorso che hai fatto prima, no? Sì, per avere più ridondanza contro aggro e non morire a caso. E poi Swirling Sandstorm. Mi sa che questa me l'avevi già fatta giocare, o me l'ha fatta giocare qualcun altro dei pauperisti? L'ha fatta giocare dei Ciresi. Ah, ok. In un'erratine. Questa qui serve perché attualmente Wall Combo è diventato un mazzo
il che è un disastro che sia diventato un mazzo, soprattutto per Trono. Questa semplicemente gli spacca il board, è comunque forte anche contro Affinity, uccide tutti 4-4 e è un metacall sostanzialmente. Ok, perfetto, quindi Boros, sai che a me mi piace quel mazzo Muri Combo? Lo giocherei io probabilmente. Sì. Cioè, se... è una brutta persona. No, se mi mettessi a giocare Pauper forse sarebbe il mio mazzo. Male? No, è un bel mazzo, Va un pelino, secondo me, cioè, dipende troppo dalle mani iniziali, ecco. Tu sei un giocatore a cui non piace, allora neanche a me però, a me non piace dipendere dalle mani iniziali, assolutamente no. Però. Allora, abbiamo trovato la prima vittima. Sì, addirittura la chiami vittima, mi piace questo tuo... Come si dice? Aspetta. Ma pensa un po', abbiamo trovato un amico pure, e un amico che finirà in video. Un disastro, perché lui gioca Trono. Ecco fatto, quindi perfetto. Perfetto, Sun Pop, no snipe please, perché è in live quindi. Assolutamente, ti pare? È in live. Però che mi scrive a me la Kira nazionale no snipe, ci mancherebbe. Kippo? Questa mano la teniamo perché contro Trono abbiamo doppio Seeker e quindi abbiamo dell'aggressività. Poi dobbiamo pescare qualcosa pescheremo, abbiamo anche Traben per pescare. Tu sei sicuro che è Trono ovviamente? E conoscendo Sun Pop sì, comunque è una mano che andrei sempre a tenere. Ah, okay. Comunque hai conosciuto bene Trono. Allora, quindi qui che terra devo fare? Facciamo la White Scarred, okay, esatto. Quindi lui sarà contento, ha visto una terra che dice... Sì, di solito... Mi chiede, ma stai facendo video con qualcuno? quasi gli rispondo no, invece sì. Ebbene, sì. Ok, allora, qual è la nostra giocata a turno 2? Allora, qua facciamo indubbiamente Terra Seeker. Quindi facciamo montagna... Terra Seeker, sei sicuro? Sì, e le poche possibilità di provare a strapparla a Trono che lui non chiude, soprattutto in G1, poi G2 e G3 ce la proviamo a giocare. Se lui non deve chiudere subito Trono, noi dobbiamo avere una race pesante fin dall'inizio. Quindi appoggiamo subito i Seeker, se perché peschiamo un Fate, un botto, andiamo aggressivi. Giustamente il Seeker fa un po' più di danni rispetto a Squadron Hawk, esatto. Che tira fuori Squadron Hawk, eccetera, eccetera. Ok, lui intanto seconda torre, ottimo perché anche lui lontano da Trono. Ok. E noi qui facciamo secondo Seeker. E secondo Seeker e Boros Garrett. E Bounceland, ci riprendiamo la montagna. Certo, queste Bounceland sono proprio rischiose, ma perché giochiamo Bounceland, fammi capire? E qui abbiamo 4 Fateness Looting, quindi sono sinergiche perché fai Attingo, Boros Garrison, riprende in mano la terra che andrò a scartare, una carta in più e ho anche sviluppato la mana base. Ah, beh, molto bene. Oh, scusa comunque se faccio domande. No. Secondo Moon Drifter, va di Thriving, molto bene. Allora, qua facciamo... Possiamo fare Traben. La Traben la facciamo. Quindi cominciamo a fare Traben. La faccio con questo, ovviamente. Esatto. Qui non ha troppo senso andare di Squadron Hawk al momento. E quindi faccio questo, gliene faccio 6. No, spacchiamo Clue subito. Subito spaccare Clue. Sì, perché se peschiamo Fateness lo facciamo, guadagniamo danni e miglioriamo la mano. Ma ne avete quindi. No, 5 terre in mano. E montagna vuoi fare? Montagna, attacchiamo e passiamo. Ah già, perché abbiamo Forgotten Cave, ok, perché esatto, non capivo come mai mi facevi fare montagna, adesso l'ho capito giustamente. Beh, se peschiamo, ora se lui non ha nebbia, chiaramente lui non deve avere nebbia, e noi peschiamo benino di questa Forgotten Cave, tipo una Fateless Looting in Tomb Bolt, l'abbiamo quasi vinta, eh? Sì. Però lui nebbia, secondo me. Lui chiama bianco, male.
Ok, allora facciamo. Ah, dovevamo ciclare la Ah, Forgotten City caspita, qua. no, ci ho pure detto. Vabbè, allora. Mano buttata completamente. Mano una carta. Dunque, cicliamo la Forgotten Cave intanto. Vabbè, non sarebbe cambiato, diciamo. Dunque, attacchiamo. E con tutto, chiaramente. Con tutto. Quindi, Vediamo se se nebbia. lui fa nebbia, si deve tappare un verde. No. Lui non nebbia, dunque Lo dobbiamo faccio rischiare. questo. In realtà non è un rischio perché abbiamo anche il secondo. Facciamo Ash Barren e Palace Sentinel. Lui c'ha la counterspell, non è possibile, non ha niente. Lui ha soltanto Proibit per counterare questa Palace Sentinel, che non ha. Va bene. E ora deve andare a ciclare, cioè a fare un po' di nebbia, perché penso che siamo. E noi Vabbè. intanto facciamo il primo Con Bolt. quel Bolt siamo Bene. letali, chiaramente. Bene. Vediamo un po' che cosa fa Tra l'altro, lui. insomma, per chi non sapesse chi è Sun Pop, basta correre indietro nel canale. Io ci ho fatto un video con lui, no? Sì, tra l'altro Sun Pop fa parte dell'Oblivion Team in cui sono entrato anch'io Esatto, da e ci 6 anni. sono i riferimenti in descrizione dell'Oblivion Team. Quindi, tranquillamente, ragazzi, andate a vedere. Tra l'altro, ho visto che adesso cominci anche a streamare. Cioè, stai cominciando a streamare, no? Ho cominciato, ho aperto un canale YouTube supportato da loro. In realtà, tipo, molto è partito da te, nel senso che grazie a te mi hanno scritto un sacco di Lo persone. so. Io ho cominciato ad avere l'idea, ho cominciato a studiare qualcosina, mi hanno contattato dall'Oblivion con un progetto interessantissimo E ti sei di lanciato, cui hai io fatto anche sono bene. E parte. allora, se hai un canale YouTube, in descrizione ci mettiamo quello, giusto? Quindi, insomma, Assolutamente, seguite assolutamente il assolutamente. buon Mirko Ciavatta. Quindi parte del merito è anche tuo. Parte della colpa, chi lo sa. Grazie, grazie. Allora, attacchiamo, faccio Allora, Bolt. qui contiamo un attimo, 2, 4, 5, 6, 7. E lui è morto con Sai che in Bolt. realtà ti dico, attacchiamo. Io qui pensa, faccio questa giocata qua. Attacco, vedo chiaramente se lui nebbia o non nebbia, fa cose. Quindi se lui non nebbia. Probabilmente faccio questa qua, così è la prima cosa con cui lo rendo lethal. Vabbè, ma la nebbia In arriva. realtà no, perché allora, lui deve nebbiare per forza, se no va sotto Bolt. Purtroppo gli ho insegnato a giocare io e quindi queste cose le sa. Mannaggia, Vabbè, mannaggia a me. cose che happens. Intanto noi peschiamo due a turno. Quindi, Che faccio qui? qui facciamo Squadron Oak, così ci leviamo una pescata brutta. E in realtà, aspetta, vabbè, va bene lo Ormai stesso, tu lo sai che tanto siamo nei la prendiamo. video di Akira, la mano è veloce. Qua prendine Come due? Se faccio due, Boros Garrison, ne ho scarto uno, ma vabbè. un altro lo giochiamo in realtà adesso. Ah, ok, sorry. Quindi. Quindi tappiamo, esatto, la bianca e E la questo. Barren. Ah, perché me la riprendo in mano. Barnes, giustamente. Esatto, appoggiamo questo Che non che non prende nulla. Esatto, cerca, va bene. Faccio yes, Boros ma non Garrison e riprendiamo la provo. Barren. Boros Garrison, riprendo Ash Barrens e poi ciclerò per basica successivamente. Tipo, In realtà qua probabilmente l'andremo a scartare, non è perché? vero, in end noi peschiamo di Monarca. Ah, In giusto. realtà no, scartiamo la Prismatic Strand, tanto siamo già letali. Ah sì, che ci serve questa chiave? Cioè, a parte c'è anche flashback. Altra terra, bah, possiamo scartare un po' quello che vogliamo qua. Scarto terra allora, Scartiamo ok? Sì. In end ricordiamoci poi di ciclare la Stavolta mi Shroud. ricordo, sbaglio una volta sola io, una volta a partita però. Che fa? Mnemonic Wall, Esatto, si riprende la pace, va bene. E però noi abbiamo Però, Oblivion Ring. esatto. Lui in G1 non dovrebbe giocare di roba horror. Quindi noi qua lo costringiamo a nebbiare e poi andremo ad esiliare il mnemonico. Vabbè, prendo Prendi, bianco. sì, Non so o quello perché che ho vuoi. voluto prendere bianco. Fateless Looting, finalmente Allora, queste terre ce le leviamo. Allora, quindi io attacco con tutto, lui nebbierà. entriamo Vabbè, in combat e attacchiamo con tutto. lui lo fa prima proprio. Quindi non Va bene, attacca,
Quindi facciamo Oblivion Ring, tipo subito. Tipo subito, va, che è meglio. Mamma mia, quanti trigger. questi gliendali tutti. Ti conviene. Ok, andiamo ad esiliare il mnemonico. Facciamo Faithless. Però lo gliendali questi. Ah, però li devo mettere. Sì, 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 giusto. Così gli altri li mette. Scarto, okay. Scarto le due terre. No, no, non la Boros Garrison. Scartiamo la prismatica e la pianura. Ora, ok. Poi facciamo tappa la Boros Garrison. Gioca l'altro squadron Oak. Così ci leviamo un'altra pescata morta dal mazzo. Prendendo l'ultimo squadron Oak. E facciamo Boros Garrison che ci riprende la montagna. Così continuiamo a limare il mazzo per cercare di pescare le carte più utili. Cioè Bolt, il terzo Bolt vuoi pescare. Se peschiamo il terzo Bolt, vinciamo anche fuori dalla combat. Che è quello che vogliamo fare fondamentalmente, visto e considerato che non credo che noi riusciremo a far danno al suo mazzo, no? Oddio, dipende anche un po' da che cosa ancora. Beh, lui ha pescato 100 carte, Mirko. Io mi rendo conto che tu sei un ottimista come me. Io sono un tremendo ottimista. Però considera che noi abbiamo pescato più di lui, Effettivamente c'è tutto. Bomber Ornament, va bene. 3, 4, 5 mana. 3 andranno nel flashback di Moment Peace. Allora, qui facciamo... Mamma mia, quella carta c'ha pure flashback, tremenda proprio, eh. Attacchiamo. E lui fa... Ecco, quella terra non so se l'avrei fatta subito, però va bene. Perché nel caso poteva essere utile scartarla. Ma tanto ho tutte carte che voglio scartare, cioè io voglio solo pescare Bolt. Va bene. Flashbackiamo Faithless Looting. Sì, tutti i trigger, tutti. Allora, Bolt, dai. No, Flame Slash. Però Oblivion Ring è arrivato. Però Oblivion Ring, quindi qua scartiamo. Battle Stretch e Palace Sentinel. Palace Sentinel, esatto. No, scusami, questo. No, uno teniamocelo in mano. Ok, Battle Può Stretch. Può essere utile in alcune situazioni. Quindi Battle Stretch, Palace Sentinel, tiriamo Oblivion Ring. Voglio dire, ci attacchiamo a quello, Mirko, non è che possiamo fare diversamente. È comunque un piano, Gli leviamo una pescata a turno, ora non è super rilevante. Attenzione, lui ha counter. Potrebbe, ok, tira Wind, va bene. Beh. Vuol dire che intanto avrà un counter in meno per il Bolt se lo peschiamo. Certo. E appoggiamo anche una creatura. Cosa che non ho fatto. Oh. Eccolo il terzo Bolt, ora Bolt. Dobbiamo giocarcela bene. Ora. Esatto. Ora dobbiamo veramente giocarcela bene. A fine turno. 3 Compulsive Research, va bene. Pesca 3, ragazzi, e scarta 2, a meno che non scarta una terra. Se scarta una terra, scarta solo uno. Una bellissima carta di Magic Compulsive Research, anche se è Sorcery. Mentre questo tipo di carte qua poi sono sempre state fatte instant, chiaramente conoscete tutti Tears for Meaning. Che è anche su Arena. Ok. Allora, qui attenzione, perché lui non ha la pace al cimitero. Vabbè, ce l'avrà in quindi, mano. Quindi o ce l'ha in mano o deve tirare teaching e pace. Quindi entria. Allora, aspetta. Stavolta aspetta, io sto so bravo. Potrebbe... Appoggiamo una creatura. Appoggiamo uno squadron Oak. Sì. Con esatto rimischio mi piace rimischio. Così il flashback di Prismatic Strand nel caso in cui lui dovesse giocare Fiery Cannonade, che ci ucciderebbe qualche pezzo, quindi gli stiamo togliendo un out sostanzialmente. Attacchiamo con tutto, vabbè, c'ha nebbia, se no concedeva, penso. Eccola. Dritta così? Sì. Ah, va bene.
attenzione, pesca di Bonder, ci pensiamo, non l'avrei fatto risolvere subito, ci avrei pensato un attimino, però va bene. Perché va li bene. Volevi fare i tre volte adesso? Forse aveva senso. Aveva fatto carte in mano, non aveva un wind, poteva aver senso. Beh, però qua ancora solo 4 mana, dico, scusa, ma non ha mana blu, eh? Sì, sì, ha doppia driving. E tra l'altro se ha Weather the Storm è un disastro, quindi per il momento va bene. Ha un altro turno di vita. Va bene. Appoggiamo Travel. Per forza. Esatto. E passiamo. A fine turno pescherò. Adesso pesco anche di Monarca. Lui ha 5 gare. Abbiamo più carte noi, come hai detto tu, ma non riusciamo a uscire dal suo loop. Perché lui in fondo è un control, ma è anche un lock, se vogliamo. Sì, è un prison alla fine. È un prison, esatto. 5 mana sarebbe il quarto Muldrifter, ragazzi, No, invece è Mnemonic Wall. Mnemonic è peggio. Vediamo cosa prende. Perché se prende un wind proviamo a sparargli adesso, va bene. Questo va bene. Quindi noi poi faremo Flame Slash tutta la vita. Sì, sì, sì. Allora, qua in end peschiamo di clue. Metti che peschiamo il quarto Bolt. No. Vabbè, Faithless Looting può aiutare. Flame Slash, subito. Allora, da valutare solo il fatto che... Sì, tiriamo Flame Slash. Io devo sbrigare perché stiamo con 15 minuti con sti trigger. Flame Slash, vediamo se si salva sto mnemonico. E lui dovrebbe, no? Perché in fondo ci scomba con Mnemonic Wall. Infatti prova a salvarsi. Dobbiamo provare a tirare triple bolt in faccia. Vado. Dobbiamo provarci adesso perché tanto se no ci fa un win. È che se noi tiravamo il triplo board in faccia, lui faceva effimere e ti riprendeva un wind. Quindi perlomeno adesso possiamo provarci. Però scusa, forse se lui avesse fatto quella giocata lì per counterare Flame Slash, non era meglio, Mirko? Per counterare che cosa? Il nostro, cioè, Flame Slash. Un wind per counterare Flame Slash. E lui adesso non voleva fare questo? Eh no, perché gli stava già togliendo il target con Ephemerate. Quindi il Flame Slash è già counterato. Ah, giusto, e fa Ghostly Freaker. Niente da fare. Questa carta qua non ci salva. No, questo non ci salva. Lui si prende un wind in questo spot, però perlomeno abbiamo tolto Ephemerate. Dopo proveremo a tirare di nuovo Flame Slash. Se ha un'altra risposta, bravo lui. Beh, ha un'altra risposta? Ma come fa ad avere un'altra risposta? Che pesca di Bond? Cosa ha preso? Ha preso un wind? Sì, sì, ha preso un wind. Ok. Prima che fa la nebbia, per essere sicuro. E adesso fa un wind qui. Ah no, c'ha Weather the Storm. Possiamo concedere. Attenzione. Ah sì, però ha fatto la nebbia. Sì, possiamo concedere. Non c'è grandissimo modo. Oddio, qua potevamo tirare ancora Flame Slash, uccidere il pezzo e andare avanti un po' all'infinito. In realtà tanto avrebbe vinto fra magari 5 minuti. Allora, queste mi hai detto di mettere, le metto. Cleansing Wildfire, direi di sai. Shenigan me l'hai detto pure prima. Ok, cosa levo? Sta a te. Allora, Parapet, via. Tutte le prismatiche, via. Giusto. I Journey li togliamo. Certo. In realtà anche Flame Slash lo togliamo. Mm-hmm. E andiamo a togliere ancora... Manca una carta. Manca una carta. Non si può togliere una terra in un matchup così lento? No, non vuoi togliere una terra, scendere sotto. No, no, se no ogni volta che levi una terra ti inchiodi a caso, quindi è proprio, proprio brutto. In realtà per abbassare un minimo la... Bah, oddio. Tanto vinciamo dell'altro... Dobbiamo togliere... Allora, Oblivion Ring in realtà non è una bella carta. Togliamo un Oblivion Ring. Perché il discorso è che è vero che esilia, ma lui post side mette Idin Rova. Idin Rova su Oblivion Ring è un macello.
Quindi adesso dobbiamo fare la stessa cosa di prima, quindi ottima mano. Sì. La teniamo. Ok. Però non abbiamo l'apertura, eh? Vabbè. Abbiamo speaker di secondo. Sì, ma esatto, cioè non abbiamo. È che il discorso è che la stessa partita di prima, giocata però con le Pyroblast, avremmo vinto. Beh, certo, chiaro. Quindi proviamo a giocare la stessa partita. Pyroblast. Tra l'altro Pyroblast, oh, che, sì, insomma, siamo contenti. Miniera di Urza, prova di Prisma. Va bene. Allora, tanto. Allora, sì, attacchiamo. Quindi qui puoi decidere. Facciamo squadra Nook, andiamo tapped out. Almeno questo turno ne prendiamo due, perché ci togliamo due pescate morte dal mazzo, facciamo Boros Garrison, ci riprendiamo la montagna e perlomeno il prossimo turno, nel caso in cui dovessimo pescare Monarca, avremo la possibilità di tirarlo. Monarca turno 4 in questo matchup è essenziale. Essenziale, non mi piace questa parola, perché essenziale e non ce l'abbiamo, va bene, facciamo lui open di 3 e non ha fatto nient'altro. Facciamo terra, quindi la montagna che conosce, Battle Screech. Prima del combat. Sì, perché tanto andremo, se tutto va bene, a flashbackarlo con lo squadrone. Ah, certo, e sicuramente lui fa più male. Capito io che domande faccio. Quindi flashbackiamo Battle Screech. E qui questo mazzo effettivamente con una Rally the Peasant chiude veramente presto. Esatto, noi potenzialmente il prossimo turno, se peschiamo Rally the Peasant, abbiamo siamo... vinto, perché abbiamo Pyroblast. Ah no, perché Pyroblast non countera nebbia e quindi non abbiamo... No, però intanto è già un buon piano, non chiude trono davvero giocatori di trono. È giusto, è chiaro. Noi Cleansing Wildfire non lo peschiamo e amen. Tra l'altro lui ha tutti i colori del mondo, ragazzi, quindi con i Prophetic Prisma, sì. Tutto bello. Comunque il mazzo trono è bellissimo, ragazzi, io cioè... è dignitario, che peggio della nebbia, ma va bene. Vabbè, allora qui facciamo questo, quando il Boros Garrison, facciamo Traben e spacchiamo subito con la montagna. Tiriamo Faithless Looting. E ci dobbiamo out. Però non abbiamo nulla. Non abbiamo veramente niente. Abbiamo questo. Dobbiamo aspettare, in realtà è molto meglio aspettare spot in cui abbiamo doppia risposta. Oh, siccome trono in realtà le risposte... Io faccio quello che dice lei, signor Ciavatta, però se mi fa Ghostly Flicker... Se mi fa tante volte in situazioni opposte, se tu ti tieni open di Pyroblast non avendo nulla, poi dopo, non avendo un follow up... non fa niente. Qua scartiamo una pianura e uno squadron oak, perché le terre comunque per il momento ci servono. Facciamo la terra tappata e passiamo. Intanto abbiamo doppia Pyroblast e Rally e ci proviamo. Possiamo sviluppare un gioco. Sì, no, la mia paura è che lui abbia Ghostly Flicker, capito? Cioè, a parte che c'è Ephemerate. Sì, ma lui ha anche Ephemerate che è bianco e non lo cambiamo. Certo, quindi... certo, Ephemerate quindi, comune. Se noi riuscissimo a pescare uno slando, faremmo slando coperto da doppia Pyro. E il turno dopo possiamo provare a chiudere di Rally. No, il turno dopo no, perché noi saltiamo due turni d'attacco, Mirko. Sì, due turni dopo potremmo provare. Ci fa un drifter, pesca, fa cose. Dico, questa partita la vedo molto molto dura. Sì, infatti non... tutte le partite di trono chiude subito. Tappiamo tre, facciamo Faithless. Un'altra peschiamo il nulla cosmico, scartiamo Rally e scartiamo Squadron Oak. Facciamo un altro Faithless. Mi vedi che comunque il mazzo scava. Ma effettivamente scava molto. Un Bolt. Non fa nulla.
E scartiamo Seeker, Traben. Scartiamo Seeker e Traben adesso. No, forse Seeker, Seeker e Bolt, sì, sì, forse è meglio. No, no, Bolt lo terrei. Facciamo pianura, Traben. Mamma mia, comunque che pescate brutte, Mirko, tremendo, eh. Cioè, abbiamo 39 carte nel mazzo, abbiamo visto 20 carte, non abbiamo visto niente di quello che ci serve. No, 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 non abbiamo visto né il Monarca, ecco, né lo Ghostly Figure. E quindi però noi proviamo a tirare Pyroblast. Se ha, se ha anche Hydro, bravo lui. No, è tutto tappato, non ha mana, non può. No, al Border Ornament. Ah, scusami. Dai, Sun Pop. Vabbè, che poi comunque ti ripeto, cioè ancora noi dobbiamo saltare un altro turno d'attacco, quindi comunque non è che abbiamo svoltato, no? Sì, no, non siamo per niente messi no, bene, cioè, al contrario, non so se riuscirei a perdere questa partita, però ci proviamo, ci dobbiamo provare in tutti i modi, è chiaro, speriamo di pescare una cosa utile tipo Glens Wolfhard, allora, che tanto volevi. Attenzione, tiriamo lo Slando. Pacchiamogli, esatto. Beh, è l'unica. Quello ci riesco ancora a vedere dov'è il punto debole di Trono. Altro Flicker. Impulso Wave. Impulso risolve sempre, chiaramente. Attenzione che lui in realtà un out ce l'ha, che non possiamo canterare, che è Crop. Ah, certo. Madonna, Crop Protection è comune, ma io non mi posso fare un'idea di queste carte. Sì. Unwind. Unwind, facciamo Reb. Tutto questo per lottare su una terra del trono che, cioè, voglio dire, potrebbe tranquillamente essere irrilevante, no? No, 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 cambia un sacco. Ok. Cambia davvero un sacco, anche perché ad esempio ha pescato un'altra, tra l'altro, che non serve a niente, perché ne ha due, non serve a niente. Adesso non serve a niente. Vabbè, vediamo se dovesse chiudere il trono di nuovo, lo valutiamo. Noi questa combat non mi ricordo, mi pare che la saltiamo, sì, vero? Sì, va bene, passiamo. Possiamo fare un altro looting, ma direi di no. No, no, no. No, in end andremo a pescare di Clue, minacciamo un'altra Pyro. Che in verità è un Bolt. Facciamo il ragazzo, così le partite diventano più interessanti, si sviluppano di più. Tre mana, di cui c'è anche un verde, Pulse of Murasa per Power. Pulse of Murasa, va bene. Che dobbiamo fare? Guadagna pure 6. Va bene. Altra carta. E abbiamo un altro Blazing Wildfire. Ma quindi dove? In che espansione Pulse of Murasa è diventata comune? No, era comune e poi invece l'hanno ristampata non comune. Possibile. Vabbè, no, questo è impulso bene. Comunque, qui noi possiamo attaccare, eh. Io allora, attenzione, infatti, noi qui possiamo attaccare. Lui deve difendersi trono. E vediamo se ne abbia o meno. Allora, in end peschiamo di Clue. Giusto. Però è uno spot interessante questo. Io forse gli faccio pure un Bolt in faccia, così. Contiamo il mana, 2, 4, 5, 6. Dobbiamo fare... No. Stappiamo. Pianuriamo. Allora, facciamo Cleansing Wildfire. Subito, prima della pianura la vuoi fare. Una roba cattivissima. È perché lui qui, se ha la pace, deve tirarla adesso. Perché se gli spacchiamo la terra non ha più il mana per tirare pace. Certo. Quindi intanto vediamo che cosa ha in mano. Ce l'ha. Blu. Questo è peggio. Come è peggio? Al secondo Flicker, due ne giochi di Flicker. Dai, Sun Pop, non hai visto Teachings, non hai il secondo. Prohibit va bene, eh. Prohibit va bene nel caso. Prohibit è molto buono. Negate è pure. Ok. I danni sono tanti. Allora,
quella terra la dovevamo poi scartare di Patriots, magari in un ma secondo come? Ma io non faccio Rally the Peasant meno con tutto, no? Sì, 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 quello facciamo, però non so se chiudiamo, quindi intanto attacchiamo. Faccio Rally the Peasant? Ah, instant Rally the Peasant, scusa, manco lo sapevo. No? Sì, sì. Ovviamente lo facciamo dal cimitero, Attacchiamo con tutto. Ah, non lo possiamo mettiamo fare due volte. Vediamo che cosa blocca. Blocca Seeker. E questo muore, eh? Muore tutti. Sì, sì, sì. Rally dal cimitero. Vabbè, questo lui lo sapeva, quindi insomma. Esatto. E a questo punto non se so questa era la giocata non la potevo scartare la, cioè non po- io adesso non posso fare looting, eh? No va bene, solo che avevamo una carta in più da poter scartare quel turno dopo. Vabbè. E vabbè, peccato che sta a 5, perché se no era morto il buon San Pop. Esatto, al di là esatto. Il fatto che lui sta giocando con 14 minuti sul clock e noi con 8, Mirko, quindi c'è anche questo problema. Non sto pescando di Bonder senza fare cose prima, quindi vuol dire che non è messo benissimo. Pesca di nuovo di Bonder, non è messo per niente bene il ragazzo, sta cercando di top deckare. Il che ci piace, ci piace. Il che ci piace molto, anche perché lui è open di 3, quindi o ha visto la pace, o deve fare l'anda cose... Che ci fai? Aia! Fermo. Chi tocca niente? Bolt in faccia, salviamo quel coso e abbiamo vinto. E abbiamo vinto, se non ha nient'altro. Perché Fieri Cannone te ne fa esattamente due. Vedi come quel Bolt non tirato prima ci ha vinto la partita? È giusto. Ok, dimmi che passa. E che fa? Terra? Male, vabbè, ma uno non dovrebbe. Senti, staffiamo, attacchiamo, non ci pensiamo. Dai, a uno. Senza pensarci troppo. L'abbiamo. Scusa, a un certo punto di questo video, San Pop sicuramente lo sta guardando adesso perché sa di essere finito sul video di Akira. Il buon Mirko ha detto: a parte invertite, io non so se la perdo questa partita. Esatto. Se la ricorderà. Comunque, saluti a San Pop, che è un grande, assolutamente. Ok, questa allora, è una mano di merda. Questa è una mano che però ha un piano. E qual è il piano, scusa? Il piano è se lui si affida. Allora, intanto abbiamo Monarca. E già è un'ottima cosa. Se lui si affida ai sassi, abbiamo Shenanigans di prima mano. Quindi è una mano che terrei, anche perché se peschiamo Non abbiamo colori. Sì, facciamo Shbarren, turno dopo la rimbalziamo di Boros Garrison e facciamo. Va bene, io... è una mano lentina. Io faccio però quello che dice il buon Mirko. Ashbarren è la mia giocata, ti ho detto Ashbarren, passo. Esatto, intanto abbiamo Monarca turno 4 nel caso, che è tipo uno dei pochi modi che dicevo di vincere. Poi essendo un dead draw ci sono le possibilità anche di pescare terre stappate magari. Ok, con quel mana non ci faccio niente. No, è per scartare la rally. Ah no, potrei fare land cycling. Sì. Lo faccio? Sì. E prendo? Sì, end, poi andremo a scartare la... Sì, prendo rosso o bianco? Prendi rosso. Abbiamo anche squadron hawk, che ma tanto male non mi sembra. Lui qua ha chiamato verde, va bene. Terra facciamo... Sherigans subito, cacciamo. Facciamo qui. Io farei la Traben. E con gli altri due la Traben e ci andrei a pescare sopra perché non vogliamo saltare l'end drop. Piuttosto... No, non scartiamo niente, quindi... Non voglio saltare l'end drop il prossimo turno. E invece va bene. Mo lui, come noi prima abbiamo visto che lui non era messo benissimo, anche noi non siamo messi benissimo. Bojuka Bog tra l'altro ci esilia quella però la terra abbiamo pescato. Allora, tappata. Guarda, la giochiamo. È chiaro. E qua facciamo squadra knock.
Così intanto ci andiamo a togliere. No, 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 sì, 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 ci teniamo la montagna. Esatto. E intanto noi le piroblaste minacciamo. Poi il fatto di non averle è un altro discorso. Ne prendiamo uno e attacchiamo. Che grande carta, Squadron Hawk. E intanto cominciamo a mangiucchiare un po' di punti vita. Perché non si gioca più da nessuna parte se non in Pauper, Squadron Hawk? È così bello. Va bene il prisma. Ma noi non li vogliamo spaccare quei prismi, no? E lui in realtà il colore ce l'ha, quindi dovremmo... Cleansing Wildfire, allora, mi sembra una buona carta. Allora, come ci emozioniamo con queste cose? Dunque, lui è open di 3, tiriamo Monarca. Considera che abbiamo 5 minuti, quindi dobbiamo velocizzare le nostre giocate. Purtroppo in due chiaramente è sempre complicato. Vediamo se lui ha counter, avrebbe dovuto avere proprio non counter spell. Spot, non ha proprio counter. Che scarto? Rally. No, a questo punto peschiamo due a turno, qualcosa a un certo punto pescheremo, no? Sì, allora, il fatto è che comunque, cioè, noi in mano ci abbiamo un po' di danni. Tra il Rally di Pesant al cimitero, che ne fa due spanti, insomma, e i tre Bolt, un po' di danni ce l'abbiamo. Certo, lui ha fatto un Drifter effimerato. Allora, lui ha pescato un sacco. Vediamo se ha chiuso trono. Intanto, noi avremo... Non ha chiuso trono. Noi abbiamo la possibilità di esiliargli Ephemerate, andando semplicemente a uccidere un Drifter. Certo. Quindi qua facciamo... Allora, intanto abbiamo anche Looting, che è buono. Tiriamo Bolt, proviamo a uccidergli un Drifter, vediamo che succede. Hydro. Va bene. Tiriamo Bolt, andiamo a uccidere i Von Drifter. Oh, sono il Drifter a rotto. E poi Cleansing Wildfire qua. Cleansing Wildfire gli togliamo torre o miniera. Decidi tu. Scegli tu. No, levo a miniera. Cuore. Lo sai, i giocatori di trono, quantomeno in Modern, se gli levi la torre la ripescano. Quindi mai levare torre. Ah, ok, ok. Mai. Vedi, vedi. Terra, benissimo. Quindi attacchiamo e facciamo terra. Monarca peschiamo, no, abbiamo pescato Squadron Hawk. Questa non è bella, però ce la facciamo andare bene, andremo a scartare poi di Looting, non importa. Guarda, 4 a turno suo è una buona notizia, vuol dire che non è che abbia proprio tantissime risorse. Power tira plant, fuori la Power Plant, quindi avrebbe chiuso trono chiaramente. Adesso ha in tutto 5 mana, la nostra board non è ingente, quindi comunque forse la nebbia se la tiene pure in mano. Oddio, abbiamo rally, valutiamo. Tiriamo prima di tutto Fateness. Subito. Scartiamo uno Squadron Hawk e un altro Fateness. Tiriamo Fateness. Aspetta, vabbè, va bene. Beh, ok, finalmente una prova, no? Lo Shenanigans qua, tanto se fa Bonder ce lo riprendiamo, e l'altro Squadron Hawk. Facciamo Boros Garrison, ci riprendiamo la Forgotten Cave. Corretto. Attacchiamo. Ok, 2, 3, 4, facciamo Seeker. Minacciamo poi qua Pyroblast e se non la facciamo poi cicliamo la Forgotten. Certo, intanto peschiamo anche un'altra carta, speriamo che sia un'altra Pyroblast onestamente. Lui fa Teachings, dobbiamo counterarlo, perché se no prende crop. Prende crop e chiude trono, se riusciamo a counterarglielo qua è vero che lui potenzialmente può chiudere trono lo stesso, sì. Ma deve andare, deve tapparsi 6 più 1 7 nel suo. No, assolutamente no, è qua. Caspita, perde un po' di tempo no? Però noi potenzialmente il prossimo turno siamo letali con Rally, quindi vediamo che cosa fa lui.
Ah, è vero, siamo dignitario. E quindi niente. Va Tra l'altro, bene, Flame Slash, che tanto dicevi, effettivamente copre anche dignitario. Pesco. però c'ho tutti i blinchini. Qua citiamo la Forgotten, anzi tappiamo la Boros Garrison. Così riusciamo a ciclare entrambe le carte. Prima la Forgotten. Vabbè, va bene uguale. Esatto. No. No. Cicliamo la Smarren. Prendiamo Ho montagna, preso pianura tappiamo solo per tre farti. e tappiamo Fates. Lasciandoci doppio rosso open, Ah, no? ho Vabbè. sbagliato. Perché tu volevi fare doppia reb in caso la pesi. Ghiacciare un po' meglio, doppia cosa. Qua devi dirgli no due volte. No di nuovo. Vabbè, scartiamo Butterscritch e Faithless. Madonna, quante Fates abbiamo messo al cimitero. E passiamo. Non posso attaccare. Ah, già, giusto. Purtroppo No, cancel tutte le volte. Come si fa no. cancel Qua. col tasto? Così lo diciamo a tutti gli ascoltatori. Perfetto, Non ne ho idea. fantastico. Ok, ah no, basta saperlo. Lui ha quattro carte, non sono tantissime. Un blu e un verde, crop rotation ce l'ha. Ha pescato Chiude male, trono, male. quindi. Tra l'altro un trono con tripla torre, quindi c'ha proprio infinito mana. Male, male. Cercavamo di pescare un secondo E slando. fatti Jinx dal cimitero, io lo countero. Ci proviamo, Cioè, assolutamente sì. che cosa vuole prendersi qua? Magari Un altro Teachings. la Questo qua nebbia. passa, lui prende un altro Teachings, prende Flicker subito dopo e E ci ci locca. dia. E penso che ci abbia bloccato lo stesso, perché fa Un Wind. Qua Manuel. Yelda, tanto Non devo fare qua nulla. non possiamo farci nulla. In realtà la partita a questo punto non è ancora persa, nel senso che noi nel mazzo abbiamo ancora tripla Pyre e doppio Cleansing Wildfire. Il che vuol dire che se abbiamo ancora il flashback di Faithless Looting, addirittura doppio, triplo Faithless Looting al Triplo, triplo, cimitero, triplo Fates noi di fatto siamo letali sul board nel momento in cui potremmo attaccare. Esplodere. Ma lui già Che cosa adesso potremmo attaccare, ma lui che si è preso a Moment Peace. Ok, quindi non si è preso succede? Ghostly Freaker, chissà come mai. Ok. Tiriamo direttamente Faithless. E qua scarteremo, qua devi dirgli no, no, scartiamo Battlescreech e Palace Sentinel, rifacciamo un altro looting, Addirittura un altro looting. sì, dobbiamo scavare solo per pezzi specifici, E non ci che cosa serve stai nient'altro, cercando? stiamo cercando altre Pyroblast degli Islandi. Niente di tutto questo. Ok, scartiamo Squadron Hawk e Seeker. Va bene. Facciamo. Prendiamo montagna. Stavolta sì. Prendiamo montagna e passiamo. No, posso attaccare, attacco. Attacchiamo, sì. Ok. Lui tanto nebbierà. Ma noi la perdiamo di tempo questa partita. 1:32 sul Va bene. cronometro, quindi. Va bene. Beh, forse avrei dovuto counterarla, a dirla tutta. Ha preso Qua cosa Pulse of prende? Murasa. Pulso murato. Oddio, sni. Oblivion Ring. Va bene. Pulse of Prende pulso Murasa. Muldrifter, va bene. Moldrifter. Proviamo a tirargli Pyro su questo Muldrifter, visto che ha poche carte in mano. Qua Yelda pure. Un altro counter. Ce li ha tutti. L'unica Bonder, carta a cui Palutena. rispondiamo è Bonder Ornament, Bond, in realtà lo possiamo spaccare e peschiamo Shenanigan in pratica. Ok, tiriamo Shenanigan.
Vediamo che succede. Che fa? Impulse, va bene. Impulse e poi ancora 3 mana per fare il flashback di Moment Peace. Sì. Attacchiamo. Ora lui flashback a Moment Peace e noi gli possiamo wipeare la board, ma sempre un minuto ci abbiamo, Mirko. Sì, però... Oddio, addirittura va così, bene. Rally the Peasant, no? Sì, dobbiamo costringerlo a flashbackare la patch. Poco da fare. Ok. Succede? Ma perché non l'ha fatto? Succede. Passiamo. Lui il prossimo turno. Non, ok. In realtà. Non capisco come l'ha fatta passare. Ah, ne ha un altro. Okay, ne ha banalmente un altro. Ne aveva un'altra in mano. Che noi sa che noi abbiamo usato. Possiamo fare Oblivion Ring. Oblivion Ring e poi Yelda totale. Sì, se ci riesco, ma non ci riesco. Se riusciamo, ci sarebbe da fare Traven per pescare. Però non stiamo a perdere tempo, lascia perdere. A farlo l'ho fatto. Ora salto la combat. Lui c'ha una. Okay. No, questo cancel mi ha fatto perdere veramente troppo tempo. Cioè, ogni volta. Infatti io devo... purtroppo le cose... Io questo turno devo chiaramente attaccare. Tra l'altro ho 2 bolt in mano, quindi insomma pure Ghostly Flicker su quei cosi, va bene. Vuole fare Divination Instant semplicemente perché non ha niente in mano. Oh mamma mia, assurdo però, il terzo è incredibile. Vabbè, vediamo se peschiamo bolt. Non pescare di blu. Ma questa qua la perdiamo di tempo. Probabilmente ma si poteva anche vincere. Io gli tiro i bolti in faccia, però. Di tempo, di non tempo, fammi vedere. Ah, 4 secondi. No, questi trigger troppi. Tutti i trigger da mandare in pila. Tutti i trigger da mandare in pila. GG. Ok, e per curiosità la carta dopo era Bolt? Perché se era Bolt è un po' rosa. No, Bolt ne abbiamo già usati 2, infatti... Ah, dice che aveva 2 Hydro in mano, quindi... Vabbè, ok, i Bolt non mi uccidevano. Ok, allora, ragazzi, grazie come al solito per aver guardato. Vi ricordo che questa sera c'è la live ore 9 su... la piattaforma Viola. Mirko, non ti ho fatto salutare, tanto tu sarai protagonista anche del video di domani e di dopodomani, quindi ragazzi mi raccomando, grazie per aver guardato, come sempre ci vediamo domani.